Ragazzuoli, bentornati. Il nostro progetto Sandoria prosegue a gonfie vele, diciamo che prosegue abbastanza a gonfie vele. Il nostro Marco Giampaolo che si ritrova lì secondo in classifica. Intanto, prima cosa vi dico perché ho chiamato questo episodio. Cerchiamo un top player, ragazzi, stiamo cercando un top player. La cosa che ho pensato questa settimana è stata un po' questa. In realtà non è proprio un top player, cioè per capirci, regà, non è che sto cercando Messi o Neymar o Cristiano Ronaldo, un top player per quello che potrebbe essere la Sampdoria, ma più che altro un giocatore d'esperienza, un giocatore che magari abbia giocato anche in Europa, perché mi sono reso conto che questa formazione, questa squadra ha parecchi giocatori, qualcuno d'esperienza, parecchi li abbiamo giovani, ma non abbiamo un uomo squadra, non abbiamo quello che magari tiene compatto lo spogliatoio. Per capirci, vi faccio vedere subito la rosa. Abbiamo giocatori magari di esperienza che hanno anche fatto la Serie A, come magari Cornelius Verre, Baschirotto anche stesso ha fatto la Serie A, Esposito pure ha giocato in Serie A, Corona ha fatto anche qualche i campionati internazionali, diciamo. Però poi abbiamo anche parecchi giovani come Cifuentes, come Anderson, come Alvarez. Ci servirebbe un giocatore che magari messo lì in campo farebbe comunque sia da uomo squadra, per capirci, come magari poteva essere un Reina al Napoli all'epoca. O come potrebbe essere Cavani, come potrebbe essere stato Cavani al Napoli. Perché ho citato proprio Cavani? Adesso vi faccio vedere, perché intanto la prima cosa vi dico, se avete consigli da darmi per poter comprare questo giocatore, questo chiamiamolo top player, io metto top player perché è anche un giocatore di età avanzata di 35-36 anni per una Sampdoria, giocatore che ha giocato magari in un Napoli, in una Juventus, in un Paris Saint-Germain, che magari è un po' su con l'età, però che magari potrebbe comunque farci la differenza in Serie B con la Sampdoria, per noi già sarebbe un top player. Quindi ho già aggiunto, proprio appunto per questo, dei giocatori nell'hub di mercato e vi faccio immediatamente vedere quelli che ho già aggiunto, anche per farvi capire più o meno quelli che potrebbero essere. Tra l'altro, per capirci, anche Juan Jesus, che comunque ha fatto la Champions, ha fatto l'Europa League, per noi potrebbe essere un top player. Quindi quello che vi voglio far capire non è che dobbiamo andare a prendere Messi o Neymar per prendere un top player per quello che riguarda la Sampdoria, per quello che potrebbe farci comodo a noi, potrebbe essere un top player per noi, non in generale. Così come quelli che ho aggiunto, che appunto per quello l'ho citato prima, il buon Cavani, ormai 36enne, in forza al Boca Junior, che vale all'incirca 6 milioni di euro, clausola rescissoria 8 milioni e 4, ancora 78 di overall. Ma regà, voi immaginate Cavani con la maglia della Sampdoria in Serie B, sarebbe il nostro top player. Così come ho aggiunto Dries Mertens, che potrebbe essere un uomo squadra, altro giocatore che ha giocato la Champions, che ha giocato in nazionale, che ha giocato in Europa League, che ha giocato ad alti livelli con il Napoli, per noi in Serie B sarebbe veramente altro che top player. Poi, dopodiché, ho messo anche Bernardeschi, ho messo Balotelli, Bakayoko, più che altro perché probabilmente costa poco. Comunque ha giocato col Milan, ha giocato col Napoli, ha fatto la Champions, ha fatto l'Europa League. Certo, rispetto a tutti quelli che ho messo fino adesso, che vi ho fatto vedere, sicuramente non è un fenomeno, però magari uno che potrebbe portare esperienza in squadra. Ho messo Edin Dzeko, c'è chi non conosce Edin Dzeko, regà, però mi sono reso conto che probabilmente è un po' troppo per le nostre tasche, perché ancora la loro richiesta è tra i 16 milioni e 9. Potremmo chiudere intorno ai 13, ma quelle cifre per noi, regà, adesso sono praticamente realizzabili. Dopodiché ho provato a mettere Insigne, ma pure Insigne comunque vale una fortuna ancora, quindi è inarrivabile. Così come ho messo José Caillon e Albiol, che anche loro erano di quel Napoli lì, quel Napoli di Benitez, e Caillon mi sono reso conto che vale 1,7 milioni, quindi intorno al 1,5 milioni potremmo anche chiudere. Certo, diciamo che non è proprio, cioè magari vorrei uno ancora bello, bello in forma, però secondo me con quelle cifre, con i soldi che abbiamo, non possiamo scendere sotto i 35-36 anni perché non ce la facciamo. Già, per esempio, Insigne vale ancora 23 milioni e 8, all'incirca più o meno vorrebbero tra i 23 e i 29, perché a 32 anni, secondo me, a meno che voi non avete qualche consiglio, che conoscete qualche giocatore intorno ai 33-34 anni,
che quindi ancora magari uno o due campionati buoni li può fare, che comunque sia costi intorno ai 4-5 milioni. Perché dico 4-5 milioni? Perché il nostro budget, ragazzi, siamo poveri come la merda. Non è una vergogna, insomma, stiamo in Serie B, il budget ce lo siamo praticamente quasi speso tutto durante l'estate per fare mercato, quindi non è che abbiamo tantissimi soldi, sono pochi, ve li faccio vedere, abbiamo intorno ai 2 milioni di euro, però c'è un però, perché sarebbero pochissimi così, in realtà potrebbe solo scapparci, diciamo, José Caillon con quelle cifre lì, con quel budget che abbiamo. La cosa che ho pensato è che magari potremmo sacrificare qualcuno, lo so, abbiamo appena fatto mercato, andare a sacrificare qualcuno di quelli che abbiamo preso non è il massimo, però visto che abbiamo giocato i primi 3-4 mesi di campionato, magari potremmo andare a capire chi ha reso di meno o chi magari di chi potremmo fare a meno di questi giocatori e sostituire magari con uno di quei giocatori lì o con magari qualcuno che avete da consigliarmi. Io ho inquadrato 2-3 giocatori che probabilmente dei quali potrei fare a meno, poi magari ditemi anche voi che ne pensate su questi qua che vi vado a dire, che sono questi. Allora, Verre per esempio, che era già qui, non l'abbiamo comprato, lo potremmo vendere. Perché? Perché Verre comunque ha 30 anni, è, diciamo, quasi a fine carriera, non ha una grande prospettiva di futuro, nel senso che secondo me più del 73 di overall non crescerà. Comunque sia, potremmo così dare più spazio magari a Diawara e Zambrano, che li abbiamo presi nel mercato estivo, e magari metterci in panchina a promuovere uno dalla primavera, che come stiamo facendo con Anderson, magari potremmo promuovere uno dalla primavera, metterlo in panchina, Diawara o Zambrano metterli titolari e Verre poterlo sacrificare. Quindi questa potrebbe essere un'opzione. Altra opzione potrebbe essere una delle due punte, che sono o Luvumbo o Cornelius. Lo so, Cornelius è il capocannoniere della squadra, sta facendo benissimo, cioè ci sta portando in Serie A praticamente Cornelius, però Cornelius c'ha 31 anni, non ha un grandissimo overall, sta a 72, è abbastanza lento, quindi secondo me più di questo non crescerà, anzi sicuramente tenderà a diminuire il suo overall adesso col passare del tempo. Quindi magari togliercelo adesso, andarci a fare qualche cosa sul mercato ora che sta nel pieno della sua forma e visto che sta giocando bene, magari ce lo pagano anche un pochino di più, potrebbe essere un'alternativa. Magari togliere Cornelius e mettere un Cavani non sarebbe male, o magari un Mertens lì davanti. Altrimenti l'altra opzione è Luvumbo, che non sta giocando tanto perché fa fatica sempre a recuperare la forma, però sono un po' più scettico perché comunque c'ha 21 anni, quindi ancora può crescere tanto, può fare tre ruoli, perché può fare l'esterno sinistro, l'attaccante, il trequartista, quindi sono un po' più scettico. Però è pure vero che non è che stia facendo sfracelli Luvumbo, quando gioca ha persino giocato meglio Anderson nelle partite che l'abbiamo fatto giocare, quindi se proprio troviamo quello che ci può far fare il salto di qualità dei giocatori che dicevo prima, magari Luvumbo può, allora a quel punto potrebbe anche essere sacrificabile. Altrimenti abbiamo un panchina o Ambrosius, che l'abbiamo preso ma non sta trovando tanto spazio, magari lo potremmo sacrificare. Credo che non lo possiamo vendere perché l'abbiamo acquistato quest'estate. Poi questa stessa cosa vale per Cornelius e Luvumbo, al limite ci possiamo andare a provare a fare degli scambi se si riprendono, perché credo che non li possiamo vendere dopo 6 mesi. Arezzo pure sta trovando poco spazio, potrebbe anche lui essere un'alternativa per gli scambi. Altrimenti gli altri, questi la maggior parte ce li abbiamo in prestito, quindi non è che possiamo fare tanti movimenti. Altrimenti uno tra questi qui che abbiamo, Stojanovic, Duanzebe, Alvarez, e sostituirli con qualcuno dalla primavera per mantenerci il budget di mercato che ci andiamo a incassare e comprare uno di questi top player. Questo è il piano che magari mi è venuto in mente. Voi ditemi la vostra, ditemi secondo voi se è giusto fare una cosa del genere, se avete qualche consiglio magari su questa fascia qui, diciamo, famoso top player, più che altro un uomo squadra, uno che abbia esperienza, uno che porti esperienza e compatti un po' lo spogliatoio, che mantenga anche il giusto clima nello spogliatoio e magari faccia anche crescere bene i giovani. Questo è quello che ho pensato, ma adesso di mercato non ci occupiamo perché comunque
siamo appena a novembre, anzi ancora non siamo a novembre, anzi sì, siamo a novembre, siamo al primo novembre. Oggi giocheremo contro il Parma e contro il Modena, abbiamo due sfide abbastanza insidiose tra l'altro. Io il mercato quindi per ora lo lascio stare, diciamo che lo stiamo cercando questo giocatore. Se avete consigli scrivetemeli qua sotto nei commenti, tra l'altro vi ripeto come sempre, lasciate un like per il video se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale. E noi regà, andiamoci a fare queste due partite perché dobbiamo assolutamente recuperare punti al Pisa, che a quanto vedo ne ha lasciato qualcuno per strada perché ha giocato la dodicesima partita e però sta a 27, quindi se noi oggi dovessimo vincere a Parma, che la vedo, anche se il Parma non è che stia facendo una stagione memorabile perché è dodicesimo in classifica, ha perso due partite, non ha una gran difesa, non ha un grandissimo attacco, ha 15 punti in classifica, quindi potrebbe essere anche una buona chance, però comunque sempre il Parma va rispettato. Dopodiché avremo il Modena che è non in classifica, sta facendo una stagione discreta per quello che è il Modena, insomma anche loro non hanno un grande attacco, però hanno subito solo 12 gol che da quello che vedo, diciamo almeno dalla quarta all'undicesima, sono tra le migliori difese, quindi comunque sia sono due partite secondo me piuttosto insidiose, quindi dobbiamo andarcela a giocare concentrati come al solito, anche perché noi più che altro lo sapete il nostro problema è la fase difensiva, poi lì davanti bene o male sicuramente il gol tra Cornelius e Luwumbu o Anderson, vedremo chi giocherà, sicuramente lo troviamo il problema e dobbiamo andarci concentrati per la fase difensiva. Andiamo a giocarci queste due partite, vediamo quello che succede. Allora, come ci dice il nostro osservatore nella relazione tattica sul Parma, il loro stile difesa diciamo è una squadra che in fase di possesso si difende bassa e partono in contropiede, che poi regà sono le squadre che ci stanno mettendo più in difficoltà, perché mi trovo meglio a giocare con quelle che fanno il pressing alto, dove riusciamo a uscire bene magari dal pressing e partiamo noi in contropiede, mentre con le squadre come il Parma, come fa il Parma che gioca in contropiede, si difende bassa, molte volte ho notato che perdiamo un sacco di palloni lì davanti e rimaniamo sempre abbastanza scoperti sulle ripartenze, quindi dobbiamo stare attenti più che altro a non perdere palloni alla cazzo di cane. Allora oggi perché noi i nostri non recuperano mai, cioè Corona fa una partita poi deve sta fermo così come Cornelius per due partite per recuperare, quindi oggi ho la vaga impressione che Anderson troverà spazio anche oggi clamorosamente. E facciamo giocare Luwumbu che si è lamentato nella scorsa partita, Luwumbu, perché ha detto che gioca poco. Lì gioca Esposito, lì dietro le punte, Verra a centrocampo, gli mettiamo magari Zambrano, Poi direi fare anche un po' di turnover in difesa perché comunque Reyes è stanco, Alvarez è stanco, ci mettiamo Stojanovic. Barco pure un po' stanco, però Barrega lo è di più, quindi andiamo così. Io direi che più di questo non possiamo fare. Più che altro oggi confido molto su Anderson che sta facendo delle grandi partite, sta crescendo bene, ha segnato 3 gol nelle ultime 3 partite Christian Anderson, raga. Questo veramente secondo me sto ragazzo potrebbe essere il futuro della Samp. Non so voi che ne pensate, ma secondo me non è un fenomeno nel senso che non parte già con un overall alto, però mi piace perché ha un gran fisico lì davanti. Allora proviamo subito a partire noi, imbastire la prima azione dopo che abbiamo recuperato palla, palla per Zambrano a centrocampo che prova a cercare spazio dall'altra parte. Esposito era partito bene, Stojanovic noi gliela diamo adesso, palla per Luwumbu al limite dell'aria, Luwumbu scambia con Esposito, ancora palla per Luwumbu che prova il tiro, Luwumbu. Onestamente aveva quasi ragione a lamentarsi Luwumbu, che stava un po' in panchina, ma in realtà non è che non lo voglio far giocare, questo è come il discorso di Cornelius, ma non recuperano la forma, quindi se non recuperano la forma non li posso mettere stanchi in campo. Qui va di sinistro, trova un gran tiro, vabbè che il portiere del Parma non è che abbia fatto un grande intervento. Giustamente contento il nostro Marcolino Giampaolo, che vede al momento il primo posto a pari punti con il Pisa. Ma la partita, voi lo sapete, le partite in generale sono sempre abbastanza lunghe e la cazzata è sempre dietro l'angolo, quindi cerchiamo magari di andare a continuare così. Palla per Esposito, dopo il pallone recuperato bene da Zambrano, il pallone per Anderson, ancora Zambrano,
ancora Anderson che prova ad andare lui. Anderson arriva al limite dell'area, cerca le finte, palla per Esposito che la gira dall'altra parte dove c'è Stojanovic. Due giocatori in mezzo, palla sul secondo palo, la traversa maledetta, sempre le traverse, poi il pallone, ancora palla dentro l'area, c'è Lumbo ancora, però c'è troppo caos in aria, proviamo ad uscire di nuovo, palla per Esposito che prova ad andare sul fondo, ancora palla dentro, Anderson cerca Zambrano, ancora Anderson, mamma mia che svirgolata Anderson che ha fatto qua. Però stiamo giocando bene, 20 minuti stiamo giocando, anzi direi la grande, finora non me la vorrei tirare, ma il Parma non ha fatto un tiro in porta, siamo in vantaggio 1-0 al Tardini, calcio d'angolo, palla in aria, la buttiamo fuori solo per un attimo, qui ha fatto una grande cosa Kolak che se l'è stoppata col ginocchio, si è girato in un fazzoletto, per fortuna ha sbagliato la mira. Aveva chiuso Baschirotto, stavo per dire, Baschirotto comunque sì, è uno dei migliori acquisti finora quest'anno, perché sta facendo una gran stagione, è un famoso uomo anche lui d'esperienza, anche se non ha una grande esperienza internazionale, però ci sta reggendo bene la difesa, il nostro Baschirotto è uno di quelli di cui sono più contento finora. Palla per Esposito, intanto qui proviamo a imbastire un'altra azione, Zambrano, palla per Luvumbo la fa passare dentro per Anderson, un'altra svirgolata Anderson, figlio mio, però cioè i piedi te l'hanno montati al contrario proprio, cioè proprio al contrario te l'hanno, mamma mia, che scandalo. Diciamo che il tiro non è il punto forte di Anderson, mettiamola così. Baschirotto, Anderson, il pallone per Zambrano che prova ad inserirsi in aria, palla dentro, attenzione! Esposito, facciamo 2-0 con una grande azione. Partita tra l'altro da Anderson, vabbè, partita da Anderson, diciamo che ha fatto un passaggio di un metro, però bel pallone qui, soprattutto quello di Luvumbo se non sbaglio, dentro per Esposito che si inserisce con la punta del piede, con l'esterno del piede. La mette sull'altro palo, bravo Esposito, 2-0 quando arriviamo quasi al 40esimo minuto. Al 40esimo il Parma fa un cambio, probabilmente non so se hanno cambiato modulo, ma non credo, vedo sempre il 4-2-3-1. Entra Partipiro, sicuramente non è contento l'allenatore del Parma di come sta giocando la sua squadra. Poi qui il cambio gioco bellissimo dall'altra parte, palla per Barco, dentro... Palla per Anderson, al limite Anderson e la prova! Questa volta aveva tirato bene Anderson. Poi qui il pallone che non uccide, Esposito. Prova a entrare in aria, Esposito. Quel pallone per Barco che cerca il cross. Sul secondo palo c'è Luvumbo! Bacia il palo! Il pallone di Luvumbo e fa 3-0 in chiusura di primo tempo. Regà, oggi partita... Niente, non dico più niente perché poi io i secondi tempi... Però buona partita, diciamo, primo tempo buona partita, giustamente il portiere del Parma non può essere soddisfatto della difesa, qui si sono fatti anticipare, tra l'altro Luvumbo non è che sia un gigante, si sono fatti anticipare di testa, bello il colpo di testa di Luvumbo, palla sul secondo palo, palo gol, 3-0 in chiusura di primo tempo. Io direi che meglio di così non potevamo fare questo primo tempo. Adesso l'importante è rimanere concentrati in questo secondo tempo, perché 45 minuti come l'abbiamo fatti noi, 3 gol, prenderli non è che sarebbe la prima volta, facciamo le cose da fenomeni. Ovviamente non abbiamo fretta, siamo in vantaggio di 3 gol. Qui Stojanovic, sembra qualcosa di serio. Forse c'era fallo, non c'è fallo, c'è fallo laterale, ma Stojanovic secondo me si è infortunato. Intanto fanno un altro cambio loro, entra Cyprien, esce Drissa Camara, cerca il tutto per tutto l'allenatore del Parma. Stojanovic non so se aspettare qualche altro secondo perché è dolorante, ma vediamo un attimo, cerchiamo di tenerlo in campo per ora. Qui Esposito, se ne va bene, Esposito prova a entrare in aria, palla dentro, pallone che non passa per il buon Anderson, palla per Esposito, Luvumbo cerca e trova Anderson che la mette dentro per Zambrano che fa 4-0, la chiudiamo qui, assist di Anderson
che ha dato un gran pallone in corridoio questa volta, bel pallone per il suo compagno di squadra che arrivava da dietro. È stato bravo qui tutto sommato, considerando che c'è i piedi alla rovescia, regà. Ha dato un bel pallone qui col piattone, palla sull'altro palo. Anche in questo caso Cicizzola se la fa passare un po' sotto le mani, quindi non proprio impeccabile. Facciamo 4-0, segna Zambrano che oggi giocava a posto di Verre, quindi lo sta sostituendo bene. Poi qui prova ad andare il Parma che giustamente prova a rispondere ai 4 gol che gli abbiamo fatto fino adesso. Labrovic la deve deviare in calcio d'angolo. Fallo laterale per il Parma, Miala. Adesso il Parma si è un po' incattivito, secondo me. Non ci sta a perdere 4-0, il pallone dentro l'aria e qui prendiamo il gol, la piazzata, tra l'altro bene Cyprien. Forse dovevamo uscire prima sul giocatore, ma non mi aspettavo nemmeno che tirasse a giro così. Tra l'altro Labrovic è non proprio impeccabile, diciamo, su questo tiro da dentro l'aria che non era proprio irresistibile. Ha avuto ragione. Beh no, ha tirato di potenza, no, pensavo fosse un po' più lento e a giro, invece ha tirato di potenza. 4-1, oh, regà, girano sempre il gol, la cazzata la dobbiamo fare. Intanto Stojanovic sembra aver recuperato bene, questo già è una ottima cosa. Facciamo qualche cambio, io però Stojanovic lo toglierei, perché comunque ha preso una botta. Far entrare pure di Avarà a posto di Zambrano. Magari spostiamo Cifuentes a centrocampo e poi quelli lì davanti, regà, non li posso cambiare perché devo far riposare per la prossima partita i giocatori che ci abbiamo. Quindi mancano un minuto e mezzo alla fine della partita, 4-1. Intanto questo cross lasciato da solo, c'è il gol, un capolavoro questo, lasciato praticamente da solo sul secondo palo, anche perché non vedevo la visuale lì che c'era sul secondo palo. Solite cazzate proprio, tutti in marcatura. Questo si è staccato sul secondo palo da solo. Vabbè, 4, per fortuna ne abbiamo fatti 4, regà. Solite cazzate di concentrazione. Prendiamo un gol, tra l'altro abbastanza stupido, sul finire della partita. Mi fa un po' arrabbiare sta cosa, però vabbè. Comunque, regà, 4-2, 3 punti l'abbiamo presi. Il primo posto l'abbiamo recuperato. E soprattutto ci siamo allontanati le squadre che sono sotto in classifica, sotto a noi. Regà, ma quanto ci piace questa classifica qui. Primi in classifica con... a pari merito, diciamo, col Pisa, 20 punti per Palermo e Sudtirol, quindi abbiamo staccato 7 punti la terza e la quarta, che è sempre un bene. Più che altro, regà, noi parliamoci chiaro, di cazzate ne facciamo tante, anche se poi cominciamo a prendere qualche gol di meno. Infatti non siamo la peggior difesa del campionato, abbiamo tra l'altro un attacco supersonico, abbiamo 31 gol in campionato. Quindi però a me mi interessa più che altro andarmi a prendere uno dei quei primi due posti in classifica. Poi certo, vincere il campionato sarebbe sicuramente il massimo e sarebbe quello che ci si aspetta da noi, la dirigenza, i tifosi ce l'aspettiamo, insomma un po' tutti. Però regà, parliamoci chiaro, a me mi interessa andare in Serie A, quindi anche se arriviamo secondi va bene. Quindi vedere il Palermo e il Sudtirol staccate di 7 punti, terza e quarta, vista come si era messa le prime 2-3 partite di campionato la stagione, a noi ci va benissimo così. E anzi, dobbiamo continuare su questa strada qui, anche a costo di prendere qualche gol in più. Però l'importante è che manteniamo questa tabella di marcia per quello che riguarda i risultati e i punti. Oggi abbiamo il Modena come seconda partita. Già vedo che praticamente quelle sotto a noi, quindi il Palermo, il Sudtirol, hanno pareggiato, quindi hanno preso solo un punto. Il Bari ha vinto ed è andato a 21 insieme a Palermo e Sudtirol. Questo vorrebbe dire tanto, perché se vinciamo anche oggi andiamo a 30 punti e recuperiamo il Pisa a 30 punti, quindi chiudiamo comunque l'episodio con 30 punti primi in classifica. Ma soprattutto, per quello che dicevo poco fa, staccheremo la terza, la quarta e la quinta di 9 punti, che arrivati quasi al giro di boa, secondo me è un'ottima cosa, perché cominciano ad essere veramente veramente tanti punti. Il Modena gioca un po' come ha giocato il Parma, in difesa e contropiede di fatto, quindi dobbiamo stare attenti anche oggi. Però se giochiamo come abbiamo giocato a Parma non dovremmo avere grandissimi problemi, anche perché il Modena insomma non è proprio Real Madrid che ci può far paura. Oggi rientra a Barrega perché Barco non è più, Cornelius continua a non avere pieno la barra della forma, quindi
però diciamo che oggi se la può anche andare a giocare. Allora io lo umbo, però oggi lo porterei in tribuna perché è abbastanza stanco. Porterei Arezzo in panchina, anzi io vi direi, raga, che Arezzo lo farei giocare, anche perché Anderson è comunque ancora abbastanza giovane, sta facendo tante partite da titolare, quindi oggi punterei più che altro per cercare di andare sul sicuro, una formazione un po' più collaudata. Quindi oggi metterei Arezzo a posto di Anderson lì davanti e Cornelius e Corona da titolari, che mi danno un po' più di sicurezza oggi con quel tridente. Rientrano praticamente tutti, perché rientra anche Verre, e Alvarez rientra da titolare, quindi forse rientra anche Reyes, sì, abbiamo detto là in difesa. Quindi l'unico che di fatto manca, se vogliamo considerare l'Umbo come titolare, manca l'Umbo, gioca Arezzo, e più che altro manca Barco, che sta facendo una stagione incredibile, e giocherà Barrega, che comunque è un giocatore abbastanza d'esperienza, anche se tra l'altro pure Barrega non è che sta proprio al massimo della forma. Probabilmente l'unico che dovrei tirare fuori è Baschirotto, perché sta un po' calando, nel senso è abbastanza stanco, due partite di seguito, e far giocare Tuanzebe o Tuanzebe, che dir si voglia. Però raga, io me la vorrei giocare con tutti i titolari oggi, il più possibile almeno, perché comunque sembra una partita abbastanza semplice, ma poi le partite abbastanza semplici per noi diventano quelle più difficili. Quindi sicuramente andrò a giocare con più giocatori titolari possibili. Oggi ci dice Cornelius, ovviamente è il miglior marcatore della Serie B. Torna al discorso che vi facevo all'inizio: lo potremmo sacrificare per un top player? Cioè, comunque Cornelius si sta dimostrando il nostro top player. Però certo, raga, se riuscissimo a prendere poi uno come Cavani, tutto il bene che io voglio a Cornelius. Proviamo a partire con Alvarez. Dobbiamo cercare di sfruttare tra l'altro oggi bene le fasce, perché loro giocano con molti uomini al centro di cerchio di centrocampo, e con il 4-3-1-2 hanno sicuramente le fasce un po' più sguarnite, quindi magari i nostri esterni oggi devono cercare di fare un gran lavoro. Intanto questo pallone sul secondo palo, bravo, strano che ci arrivavamo noi, tremolata, attenzione qui al contropiede, attenzione qui al contropiede, attenzione qui alle cazzate. Qui la recupera bene Baschirotto, che poi la va a prendere, dovrebbe essere nostra. Per quello ho lasciato Baschirotto in campo, raga, perché comunque sta reggendo la difesa, quindi è difficile metterlo fuori Baschirotto, almeno che non è proprio stanco. Qui recuperano un bel pallone, sono forti questi sui recuperi, quindi dobbiamo stare assolutamente attenti a non perdere quei palloni lì. Lì in mezzo fanno parecchio densità, è difficile andarci a recuperare questi palloni e continuiamo a perderla. Questo è il quarto, quinto pallone che perdiamo lì. Qui attenzione a questo pallone messo dentro l'area e ci vanno a segnare, raga. Io lo sapevo che il Modena diventava una formazione complicata. Stiamo perdendo troppi palloni nel cerchio di centrocampo. Super recupero palla, poi la perdi una, la perdi due, la perdi tre, alla quarta prendi il gol, cioè c'è sta poco da fa. Tanto qui proviamo ad andare noi, Esposito prova a entrare in aria, palla dentro per Arezzo. Arezzo sul secondo tiro, Arezzo l'aveva sbagliato il primo, facciamo subito 1-1, bene così. L'avevo visto male il primo tiro di Arezzo, che ha tirato da un metro dalla porta addosso al portiere. Qui liberato bene in mezzo all'aria e poi sulla respinta, per fortuna il portiere ce l'ha ridata. Facciamo subito 1-1, adesso magari evitiamo cazzate, più che altro cerchiamo di andare subito sul 2-1, perché se magari segniamo noi il 2-1 e poi deve scoprirsi per forza il Modena, perché non è che può giocare in contropiede. Prova a partire Barrega, che non è sicuramente Barco da quella parte. Il pallone per Cornelius, che cerca il dribbling. Cornelius in aria, palla per Berre. Cioè, fanno una densità là in mezzo, raga, che è praticamente impossibile passare. Il pallone poi ancora largo per Barrega. Barrega, palla dentro, ancora dentro per Arezzo, che cerca di nuovo spazio. Dobbiamo riuscire, raga, se difendono un 15 questi là in mezzo all'aria. Palla ancora per Barrega. Cornelius, però tu dovresti andare al centro dell'area, non dovresti star lì a cercare di ricevere il pallone, perché se no a chi la grosso io? Palla per Esposito, cerchiamo, aspettiamo più che altro un compagno che sale, ma non c'è più tempo, finisce il primo tempo così, 1-1,
non un gran primo, un gran primo tempo, diciamo, non è, non è stato il massimo. Più che altro abbiamo preso un gol a cazzo. Sì, Jesus Corona è sottotono, non ha fatto nulla praticamente, gli è arrivato un pallone che mi sa che l'ha pure perso. È difficile andare centralmente, sugli esterni Barrega non sta facendo granché, ci stiamo proponendo poco. Per fortuna l'abbiamo almeno pareggiata con Arezzo, che già è un qualcosa, non starla a perdere in questo secondo tempo. Vediamo se questo secondo tempo magari facciamo qualche cambio, riusciamo a fare qualcosa in più. Tanto qui il pallone passato per Cornelius, che la mette dentro, attenzione a Corona che non aveva fatto nulla nel primo tempo, al primo pallone toccato del secondo tempo. Va ringraziato comunque Cornelius, che ha fatto un assist meraviglioso, si è trovato a tu per tu col portiere. Corona da lì difficilmente sbaglia il gol, diciamo che non è proprio Anderson. La piazza con prepotenza sull'altro palo, sotto il 7 quasi Corona, facciamo 2-1 in avvio di ripresa. Adesso il Modena, io non vorrei di nulla, ma secondo me si dovrebbe un po' sbilanciare. Attenti comunque in difesa, bravissimo, bella chiusura qui, poi Alvarez prova ad andare, se sali magari io te la do, se non sali non te la posso dare. Male, sì, sale dopo mezz'ora. Dove vai adesso? Torna indietro, maledetti, maledetti, maledetti. Te Arezzo che poi prova ad andare da Alvarez. Alvarez prova ad andare sul fondo, Alvarez cerca il dribbling, ancora palla dentro per Arezzo che prova a metterla sul secondo palo, che c'è Cornelius che fa 12 in campionato e probabilmente va a chiudere questa partita qui, regà, quando butti i palloni in mezzo e c'è Cornelius non c'è alternativa, la prende lui e basta. Qui è vero che la difesa del Modena non è che l'abbia marcato benissimo sul secondo palo, che era praticamente da solo. Certo che lasciata solo sul secondo palo uno come Cornelius, ce ne vuole di coraggio. Andiamo a fare qualche cambio perché sicuramente qualcuno sarà stanco. Qualcuno sarà stanco, ma io non è che ho molte alternative. Io farei giocare almeno, dai, almeno 20 minuti Anderson, lo farei entrare. Farei entrare anche Tuan Zebe da quella parte, metterei Baschirotto. Non può far sinistro Baschirotto, c'era uno che probabilmente può far sinistro, Reyes, che è bravo pure come velocità, insomma è piede destra, piede invertito, però così ci andiamo anche un po' a difendere meglio da quella parte e basta, regà, perché non è che ci abbiamo chissà cosa in panchina, sono abbastanza stanchi pure gli altri, quindi andiamo a fare questo doppio cambio e direi che oggi i cambi li chiudiamo così. Qui recuperiamo un gran pallone col solito Baschirotto che va in scivolata. Adesso in realtà non abbiamo fretta, regà, perché io sto risultato me lo tengo non stretto ma di più, magari evitiamo, ha letto bene questa situazione, l'abbiamo evitata. Questa è una gran cosa, regà, finisce qui 3-1 con il Modena, primi in classifica. Oggi penso che non potevamo far meglio, cioè potevamo far meglio perché secondo me un paio di gol forse li potevamo evitare, soprattutto quello sul calcio di punizione, il secondo del Parma. Nella scorsa partita qui è stato bravo comunque il Modena, ci ha recuperato un buon pallone a centrocampo, era passato in vantaggio, l'abbiamo comunque portato a casa 3-1, altri 3 punti, ne facciamo 6 in questo episodio e ripeto, regà, sono punti importantissimi perché poi alla fine ci ritroviamo non solo primi in classifica ma ci ritroviamo a 9 punti, a 9 lunghezze dalla terza, dalla quarta e dalla quinta. Quindi, e allora io ve lo chiudo da qui, ragazzi, l'episodio. 30 punti in classifica, 10 vittorie e 3 sconfitte, noi non conosciamo via di mezzo, vinciamo o perdiamo. 34 gol fatti, gol subiti 18, possiamo ancora far meglio in difesa e questo è l'obiettivo per il nuovo anno che arriverà a breve, perché siamo a novembre, perché siamo vicini al mercato. E quindi ve la chiudo così come l'avevo aperta, regà, stiamo cercando un top player. Se avete seguito il video avete capito di che genere di giocatore parlo, che ripeto non è un Messi o un Neymar necessariamente, ma un top player per quello che potrebbe essere questa squadra, un uomo squadra, uno che anche a 36 anni tenga unito lo spogliatoio e ci aiuti a far crescere bene i giovani. Un po' di nomi ve li ho messi nell'hub mercato, avrete visto, quindi diciamo su quel genere lì. Se avete qualche consiglio voi scrivetemeli qua sotto, io mi annoto tutto e poi li andiamo a visionare, magari così
andiamo a prendere qualcuno, visto che gennaio alle porte, visto che il mercato sta quasi per riaprire. Se avete altri consigli di mercato, soprattutto magari chi vendere, chi andare a sacrificare per poter andare a prendere questo top player, scrivetemelo sempre qua sotto. Vi ricordo di lasciare un like a questo video, se non siete iscritti al canale iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo episodio con la Sampdoria di Marco Giampaolo. Ragazzi, vamos!